Salve a tutti! In questo video andremo a realizzare un programma che ci permetterà di capire come si possono fare delle selezioni all'interno di altre selezioni. Ovvero se magari facciamo finta di avere un numero e di dover capire se questo numero è contemporaneamente maggiore di 0 o minore di 10. È minore di 10. Per fare questo abbiamo bisogno di fare due selezioni una dentro l'altra. Faremo un programmino che più o meno è simile a questo. Allora, intanto apriamo il nostro PSPad, poi andiamo su File, Nuovo, scendiamo tutta la lista e clicchiamo su x86 Assembly. In questo modo, come al solito, viene creato il nuovo file .asm. Allora, cominciamo a scrivere le parti fisse del nostro programma, che sono .model small, .stack 100h, .data. Allora, per questo programma avremo bisogno, vediamo un po', di tre numeri, quindi num1, db di tipo byte sempre, di cui non sappiamo il valore, num2, num3, poi le prime tre domande che chiederanno, diciamo, a chi aprirà il programma di inserire questi tre numeri, quindi DOM1, DB, DOM2, DB, DOM3, DB. In DOM1 apriamo i nostri apici, i nostri apostrofi, il nostro PSPad ne scrive automaticamente due. E andiamo a inserire una stringa, cioè una sequenza di caratteri, cioè una frase. Quindi scriviamo un bel inserire il primo numero, virgola, 13, virgola, 10, apostrofo, no, scusatemi, dopo il 10 ci va la virgola, poi apostrofo, dollaro. Il dollaro è il tappo di tutta questa bella frase. Il 13 e il 10 non fanno altro che dire al nostro programma di andare a capo, cioè è come se noi premessimo invio mentre scriviamo un testo. Facciamo la stessa cosa per le altre due domande, quindi inserire il secondo, stavolta numero, sempre virgola 13, virgola 10, apostrofo, dollaro, apostrofo, e facciamo la stessa cosa anche per la terza domanda, quindi inserire il terzo numero, virgola 13, virgola 10, virgola apostrofo, dollaro. Dopodiché avremo bisogno di un'altra risposta, anzi di una risposta, quindi chiamiamola ris db, che dovrà dirci qual è il maggiore tra questi tre numeri, perché l'obiettivo del nostro programma sarà prendere tre numeri che inseriremo noi, vedere quale dei tre è il maggiore e comunicarcelo. Quindi questa risposta dovrà avere, cioè dovrà contenere la frase il numero maggiore è 2 punti, virgola 13, virgola 10, virgola dollaro. A questo punto abbiamo finito di scrivere il nostro punto data e andiamo a scrivere il punto code, che è la parte che riguarda le istruzioni del nostro programma. È il punto startup, subito sotto il punto code, che dicono al nostro PSPad e poi al nostro assemblatore dove dobbiamo cominciare ad eseguire il programma. Come potete vedere, io per spostarmi faccio questi salti, cioè come vedete sulla sinistra ho tutte le direttive, cioè tutte le istruzioni, diciamo, principali, che sono il punto model, il punto stack, punto data, e poi sulla destra ho le cose contenute all'interno del punto data, il punto stack, eccetera. Per lasciare questo spazio io non faccio altro che premere il tabulatore. Vedete? Il mio cursore si sposta in automatico fino ad arrivare più o meno a questa distanza, cioè quando finisce che ne so, la P del punto startup, io comincio a scrivere le mie istruzioni. In questo modo viene tutto più ordinato, perché se dovessi scrivere tutto così, diciamo,
diciamo che comunque risulterebbe più illeggibile, cioè meno leggibile. Quindi preferisco spostarmi e scrivere qui. Allora, per prima cosa andiamo a inserire, a fare una move. Inseriamo in AX tutto ciò che c'è nel punto data. Cioè prendiamo tutte queste belle variabili e le andiamo a mettere in AX. Dopodiché tutte queste variabili le spostiamo nel segmento dove dovrebbero stare, che è il segmento dei dati. Quindi move ds AX, ds è il data segment. Ora, la prima cosa da fare è chiedere all'utente di inserire il primo numero, quindi dobbiamo visualizzare questa domanda. Nel video precedente abbiamo visto come si vedeva, come si esegue l'output di una variabile, e quindi andiamo ad usare quelle istruzioni, e sono move ah 09h. 09h è il codice per visualizzare una variabile, una stringa contenuta in una variabile. Per dire al nostro programma quale delle variabili, delle stringhe deve visualizzare, andiamo a fare una move dx offset dom1, cioè andiamo a mettere in dx, scusate un attimo, ingrandisco così è più facile per voi seguirmi, andiamo a mettere in dx l'indirizzo, l'offset della prima domanda, che è inserire il primo numero. Dopodiché andiamo ad eseguire questo codice con la int21h. La int21h è il comando che dice esegui ciò che hai messo in h. Quindi così abbiamo visualizzato la prima domanda. Adesso dobbiamo acquisire il primo carattere. Per acquisire il primo carattere facciamo una move h01h int21h. A questo punto a chi starà usando il nostro programma verrà chiesto di inserire un carattere. Appena inserirà il carattere, subito il nostro programma andrà avanti. Andiamo a memorizzare questo carattere in num1, quindi facciamo una move num1 a l. Tenete conto che il carattere inserito con la 01h va a finire in al, quindi ce l'abbiamo qui. Per copiarcelo in num1 basta fare una move. Ripetiamo tutto il procedimento anche per la seconda e la terza domanda, quindi io faccio un bel copia e incolla. Ecco. E vado a cambiare qui dom2 e qui num2. E qui ci mettiamo dom3 e num3. Facendo così risparmiamo tempo, perché è inutile starle a riscrivere ogni volta. Non ha senso. A questo punto dobbiamo cominciare a fare i confronti. Per fare i nostri confronti dobbiamo per prima cosa mettere, decidere quali confrontare prima. Io direi confrontiamo prima il numero 1 con il numero 2. Quindi andiamo a mettere in numero 1, no, anzi in AL, il numero 1. A questo punto scriviamo un'etichetta che diciamo segna il punto di inizio delle nostre selezioni. Questa etichetta la chiamiamo se1 e con i due punti diciamo che tutto questo se1 è un'etichetta. Quindi se1 è l'inizio della nostra selezione. In questo se1 dobbiamo fare un confronto, quindi compare cmp tra al, che contiene il numero 1 che abbiamo messo qui, e il numero 2. Dopodiché, se AL, cioè numero 1, è maggiore, allora deve saltare, il nostro programma deve saltare a vero 1. Altrimenti, se il numero 2 è maggiore del numero 1, il nostro programma deve saltare a falso. Andiamo a scrivere il nostro vero 1. Il vero 1 si verifica quando num1 è maggiore di num2. Siccome sono arrivato ai 10 minuti, diciamo che mi fermo qui e ci continuiamo nel prossimo video. A dopo.